la moto, avete capito, a me non piace. Sono tra quelli che sostengono che la Katana sia una brutta moto, che sia semplicemente un GSX 1000S con carene diverse. Ma tant'è, ragazzi, la Suzuki Katana è questa, quindi può piacere o può non piacere, e secondo me sarà una moto di nicchia che ne venderanno, ragazzi, veramente poche. Già Suzuki, di Suzuki ne vedi poche in giro, di Katana secondo me ne vedremo uno o due in tutta Italia. Ci sono sicuramente proposte allo stesso prezzo con caratteristiche, almeno il design, molto migliori, e vado a pensare alla Honda CB 1000R che ho provato, che mi era veramente piaciuta tanto. Ciao Comunque, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dalla intro avrete capito di che moto parliamo oggi. Parliamo della Suzuki Katana. Perché poche ore fa è arrivata una notizia che secondo me suona un po' come una resa da parte di Suzuki per questa moto. Sapete che la Katana è una moto che la Suzuki ha sempre cercato di spacciare come una moto di design, quasi come se volesse convincerci ad acquistare questa moto. In realtà, di fatto, si è dimostrata una moto che ha venduto poco. Comunque poi ci arriviamo su questo discorso e anche sulla news. Prima di partire, due parole magari sulla intro. La intro che avete visto a inizio video l'ho registrata nel lontano 4 ottobre 2018. Avevo appena iniziato con col canale, cioè a portarvi news sul canale a riguardo delle moto, del mondo delle due ruote, e di fatto è stata la prima volta che ho parlato della Katana. In mattinata c'era stata la presentazione. Tutte le riviste online a gridare al miracolo come se la Katana fosse wow, chissà cosa, bellissima da vedere, questo richiamo alla Katana degli anni 80, quasi come fosse la Katana degli anni 80 una moto che ha venduto chissà cosa. La Katana vecchia in Europa ha venduto veramente poco. E quindi diciamo che io ho fatto il video il pomeriggio e ovviamente mi sono un po' sbilanciato dando altre impressioni completamente opposte rispetto a quello delle riviste online che tendono sempre a esagerare in favore delle case. L'avete visto, io l'ho sempre criticata la Katana di fatto, no? Ho sempre detto è una moto valida sotto profilo tecnico e poi dopo l'anno successivo l'ho anche provata la Katana, qui di fianco vedete la mia prova. Però di fatto è una moto brutta, cioè alla fine se la moto è valida a livello tecnico ma è brutta, la gente 14.000 euro non te li spende. Oltre a questo mi sono sbilanciato dicendo che comunque sarebbe stata una moto che avrebbe venduto poco, al contrario della sua concorrente diretta, ovvero il CB 1000R. Ed effettivamente, senza peccare di presunzione, 2 anni dopo posso dirvi che ci ho preso al 100%. Sapete che io vi ho sempre detto queste cose della Katana, cioè è una moto brutta, nata brutta e mai avrebbe venduto. Ed effettivamente adesso abbiamo la dimostrazione. Principalmente per due motivi. Prima di tutto per le varie classifiche di vendita che vi porto praticamente ogni mese. Guardando per esempio le top 100 moto più vendute l'anno scorso in Italia e le top 50 più vendute in Francia, Germania e Spagna, non c'è traccia della Katana. Al contrario, c'è il CB 1000R che costa anche un pochettino di più rispetto alla Katana, mi sembra un 500 euro in più. Quindi capite bene, due moto allo stesso livello, la Honda più costosa, la Honda vende e vende anche parecchio in tutta Europa, la Suzuki non vende praticamente niente, ha dei numeri molto molto più bassi. E quindi diciamo, ci ho preso, quindi nel 2020 posso dirvi tranquillamente che ci ho preso. E l'abbiamo capito dalle classifiche. Mentre il secondo fattore, che è quello un po', diciamo l'ultimo in ordine cronologico, che è un po' la notizia anche del video di oggi, è che Suzuki ha rivisto al ribasso il listino prezzo, il listino prezzi della Katana. Che di fatto è una buona notizia ed è anche una pratica abbastanza comune, no, per le case. A inizio stagione, gennaio-febbraio, in genere diverse case comunque propongono degli sconti sui modelli di punta, no? Che però vanno in genere dalle 500 euro. Vanno dai finanziamenti a tasso zero, massimo arriviamo a 1000 euro, no? In questo caso arriviamo a ben 3000 euro, quindi la Suzuki ha rivisto al ribasso il prezzo della Katana di ben 3000 euro, Katana e Katana Jindaki. Per esempio, la Kawasaki un mese fa ha fatto un'offerta promozionale sullo Z900, che comunque è una moto che vende molto, di 600 euro, da 9600 a 9000. 3.000 euro, capite bene che suona un po' come una resa da parte di Suzuki, l'ultimo tentativo di cercare di vendere questa moto che in Europa sembra veramente vendere veramente poco. Quindi è una notizia anche di fatto positiva, cioè se volete questa moto, se vi interessa la Katana, ragazzi, è il momento giusto perché costa 3.000 euro in meno. Nello specifico abbiamo la Katana base e la Katana Jindaki.
Katana base costa 10.500 euro invece dei 13.700 euro, mentre Katana Jindachi, che è la versione più carina, quella un po' più bella, quella più costosa, 11.100 euro a fronte dei 14.500 del prezzo pieno, quindi anche per la Jindachi 3.000 euro in meno, che effettivamente portano questa moto ad un ottimo prezzo, ad essere sicuramente molto più interessante, anche se mi viene da pensare al poverino che ha acquistato la katana 2 mesi fa e adesso se la trova a 3.000 euro in meno. Immaginatevi come si può sentire, ha speso 14.000 euro per la katana, adesso costa 10.500. Quindi quasi quanto uno Z900. Secondo me, quello che l'ha acquistata ci penserà 2 volte la prossima volta ad acquistare un'altra Suzuki. Comunque, dicevo, secondo me suona un po' come una resa, nel senso è l'ultimo tentativo di cercare di vendere questa moto, cioè ridurre drasticamente il prezzo di questa moto, anche perché questi sconti così forti non li fai, nessuna casa li fa su un modello che vende, no? Per esempio la Kawasaki 600 euro in meno sulla Z900, che è una delle moto naked più vendute in Europa, ma 600 euro, 3.000 euro in meno, ragazzi, è troppo. Cioè, è evidente come questa moto non venda. Di fatto, qual è stato il problema della katana? Perché in tanti interpretano male le mie parole, pensano che io ce l'abbia con la katana o con la Suzuki. In realtà, ragazzi, la katana, di fatto, io l'ho provata, mi è piaciuto un casino. Cioè, da guidare è fantastica. Ha un motore pazzesco, il motore è quello del GSX-R1000 K5, lo stesso del GSX-S1000 nuovo che ho anche provato. Ciclistica fantastica. Posizione anche veramente mi è piaciuta, diversa, per esempio, rispetto a quella della CB1000R. E poi impianto frenante della Brembo, elettronica, a quei tre riding mode più traction control che sono tutto ciò che basta su una naked, non serve di più. Insomma, da guidare è una moto veramente bella, anche lo schermo davanti. È il design che non va bene, soprattutto è il faro davanti, cioè passi ancora alla parte posteriore, ma il davanti. Ma il davanti veramente qualcuno si è fumato qualcosa di veramente tagliato male alla Suzuki per presentare una moto del genere, perché è bruttissimo. È un faro rettangolare negli anni 2020, dove vanno fari di tutt'altro livello, come quelli appuntiti della Z1000, della nuova Street Fighter V4, insomma, vanno altri design. Ed è stato un po' il suicidio commerciale per quanto riguarda la Suzuki, nonostante Suzuki abbia cercato di proporcela sempre col passare del tempo come una moto di design, per esempio portandola per 2 anni di seguito a Sanremo, anche l'ultimo Sanremo l'hanno messa in una teca fuori all'ingresso per cercare di farla ammirare, l'hanno portata anche a un paio di fiere a Milano sul design e la moda. Però di fatto, ragazzi, è inutile che Suzuki spinga con questo marketing. È una moto che non vende perché non piace. Cioè, la gente per spendere 14.000 euro vuole sia una moto tecnicamente valida, ma la vuole anche bella. La katana è brutta, c'è poco da fare e semplicemente non vende. Quindi è stata una grossa batosta questa per Suzuki, e io ve l'ho detto fin dall'inizio. Qualcuno mi critica a volte perché faccio dei video dove mi lascio andare a qualche previsione, no? Quindi magari c'è una moto nuova, vi dico, secondo me vende, secondo me non vende. Però effettivamente, ragazzi, anche sulla katana, come con altre moto, ci ho preso al 100%. Soprattutto, io comunque cerco sempre di darvi delle impressioni che siano neutrali, no? Nel senso, se una cosa mi piace, se non mi piace, non mi piace. Indipendentemente dalla casa di cui stiamo parlando, che sia italiano oppure giapponese. Invece le riviste, se notate, parlano praticamente bene sempre di tutto, come hanno parlato bene fin dall'inizio della katana. In realtà si è dimostrato una frana a livello di vendite. Comunque, di fatto, tuttavia, se avete 10.000 euro e volete comprarvi una moto nuova, io vi consiglio di prendere in considerazione la katana, nonostante il fatto che sia brutta. Quindi, se riuscite a passare oltre il fatto che abbia un faro rettangolare, quindi il faro sia proprio una cosa bruttissima, a livello di guida invece è una moto pazzesca, ecco. Quindi se avete 10.000 euro da spendere e magari pensavate di investirli su una Z900, su una magari Street Triple R, oppure anche magari spendere qualcosina di più per una Street Triple RS, ecco, io vi consiglio di spendere questi soldi per la katana. Perché il faro, ok, sarà brutto, però da guidare, ragazzi, vi assicuro, è veramente fantastica. Se vi interessa la mia prova su questa moto, comunque con le mie impressioni di guida, eccetera, eccetera, la trovate nella playlist Prove Moto sul canale. È una moto che, se potete, provatela.
Verso marzo in genere Suzuki fanno le prove, quindi ve la faranno sicuramente provare, però è una moto validissima. Piuttosto che spendere 10.000 euro per una Kawasaki Z900, che poi anche lei non è che sia proprio la regina delle concorsi di bellezza, vi consiglio di puntare su questa katana. Però ricordatevi che è un'offerta temporanea, quindi mi sembra che sia qualche settimana. Quindi se vi interessa, affrettatevi, provatela e a 10.500, secondo me, è da non lasciarsela scappare. Prima di finire, secondo me dà anche qualche spunto di riflessione però questa cosa, cioè la katana da 13.700 euro a 10.500 euro. Quindi questo ti dà anche un senso di quanto effettivamente vanno a costare le moto. Nel senso, se vi ricordate, fino a pochi anni fa si acquistava la Z1000 della Kawasaki attorno ai 10.500 euro. E poi lentamente negli anni i prezzi sono aumentati. Siamo arrivati adesso, per esempio, per una katana o per un CB1000R a dover pagare questi 14.000 euro. No, parliamo però sempre di Naked 1000 con questi 140-150 cavalli. Il fatto che adesso abbiano messo questa moto 10.500 fa capire realmente quanto costa alle case questa moto, quindi a quanto a noi ci maxano il prezzo, perché 10.500 euro loro ancora ci stanno guadagnando, quindi immaginatevi realmente quanto costa loro produrre questa moto. E soprattutto mi chiedo se qualcuno effettivamente ha acquistato questa katana a 14.000 euro, probabilmente con il fatto che adesso è in offerta 10.500 si svaluterà anche di più, perché comunque quelli che l'hanno comprata a 10.500 la rivenderanno ovviamente a un prezzo minore, quindi chi l'ha comprata a prezzo pieno ovviamente ci perderà ancora più soldi. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, Ilian Baker Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Vi dirò una cosa che magari vi lascerà un po' di stucco, ma tra tutte le moto che ho provato quest'anno, se mi dovessero dire ti diamo una moto per andare sul passo Penice, passo di montagna, scegliene una tra quelle che hai provato, penso che mi prenderei questa katana perché è veramente una goduria da guidare.